è Banksy? Nessuno lo sa e chi lo sa si guarda bene dal rivelarlo. Sono molte le teorie su chi si nasconda dietro alla figura di questo celebre artista contemporaneo. C'è chi dice che sia un collettivo, chi ha ipotizzato si tratti del musicista della band inglese dei Massive Attack, Robert Del Naya, che non ha mai smentito i rumors. C'è chi addirittura pensa che Banksy sia una donna. Una cosa è certa, in un mondo in cui tutti cercano di diventare famosi anche solo per 5 minuti, Banksy preferisce l'anonimato. L'artista più sfuggente al mondo è protagonista di una mostra immersiva a Firenze, a due passi da Ponte Vecchio. La cattedrale dell'immagine, situata nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, apre le sue porte per ospitare Inside Banksy, an Unauthorized Exhibition. Esposizione a cura di Cross Media Group, dedicata allo street artist diventato icona internazionale. Artista o vandalo, Banksy è nato nella cultura underground di Bristol ed è diventato famoso per i suoi atti rivoluzionari e disobbedienti, iniziati intrufolandosi nei più importanti musei del mondo per attaccare le sue personali rivisitazioni dei capolavori dell'arte internazionale. La street art di Banksy è di natura satirica e sovversiva, attraverso poesia e umorismo condisce le sue opere con forti dichiarazioni politiche e provocazioni apparsi su strade, muri e ponti di tutto il mondo, comprese zone di guerra come il muro che divide la Cisgiordania dallo Stato di Israele. La sua arte è un capolavoro di comunicazione e le sue opere sono messaggi puri che vuol far arrivare a un pubblico più vasto possibile nella maniera più diretta e comprensibile. Per questo usa lo stencil, tecnica semplice e riproducibile all'infinito, utile quando bisogna muoversi velocemente e di nascosto. Banksy non farebbe mai pagare un biglietto per vedere le sue opere, eppure in un rovesciamento paradossale, opere che sono nate libere, come i graffiti per le strade, si trovano oggi nelle case d'aste e nei musei più importanti al mondo e i suoi murales sono finiti sulle t-shirt dalla bambina con il palloncino al lanciatore di fiori. La mostra ospitata a Firenze è un tributo non ufficiale all'artista di Bristol, un percorso digitale innovativo su Banksy che va dai suoi primi graffiti a sfondo politico, sull'incoerenza della società occidentale e la manipolazione dei media, al suo contributo al mondo della musica. Non solo si potranno ammirare le opere, ma gli ospiti potranno anche entrare letteralmente nell'universo multiforme dell'artista, grazie all'esperienza VR con le cuffie Oculus, e comprendere al meglio la visione dell'artista britannico.